vogliamo provare il minuto? Lo voglio un sacco. Quanto costa un minuto? Allora, crema nocciolato 5. Lo voglio provare qualsiasi cosa, nel senso che per poi lamentarmi che sono grasso ovviamente. Guarda lui com'è contento invece. Vuole un abbraccio lui. Però guarda che carino lui. Eccola, col cielo più scuro che potevamo pensare a Pasqua, però ecco la nave. Ora sembra piccolina. Appena ci avviciniamo diventa così. Eccola qua, guarda com'è grossa ora. Dai, svuoto lo zaino. Cosa ci fai te qua? Cosa ci fai tu qui? Volevo vedere il mare. Non ti azzardare a evolverti in un vapore, eh? Che poi qua su internet è un momento. Rimani così, mi raccomando. Non ho la più pallida idea di che cosa tu abbia detto, però sono d'accordo. Questo è il tempio di San Giovanni il Sepolcro, ma in questo momento sono più attirato dalla musica di quel pub. L'ospitale du turista. Vuoi entrare qui o vuoi entrare lì? Mi stai chiedendo se voglio entrare al pub? Sì. Beh, sembra invitante, però preferirei per ora, se si potesse. È sorpreso pure lui che ha scelto di entrare qui nel pub. Oh. Lui invece ci è rimasto un po' sotto. Ciao, abbiamo trovato una sorpresa nel buco. Io ho visto la roba da mangiare, ho detto saranno per i micetti, infatti. Ciao, ti lasciamo in pace, ti amo, vuoi venire con noi? Sei stupendo, sai, c'è anche un gatto nero là che sta salendo, però tu sei più bello, perché sei qui magistrale. Ehi, miau, miau anche a te. Ciao. Adesso scivolo e muoio. Ti immagini vivere qui e dimenticarti che qui non c'è il gradino? Ed esattamente dove ci ha lasciato il pullman avevamo un ultimo monumento che non avevamo visto prima. Il monumento a Virgilio. Devo dire che è proprio bello, soprattutto l'elmo. L'elmo sembra uscito da un gioco RPG. E il cane non sembra molto felice di essere qui comunque. Se siete dalle parti di Mykonos, avete visto questo gattino, chiamate per favore. È il primo gatto greco che troviamo. E anche quei lavori in corso, se sta lì tranquillo lui. Amo? Oi. Non lo vuoi un bel cazzo di legno? Il secondo gattino greco di oggi. Adesso ti dà una manata. Ciao micio greco. C'è un perro. Open salami. Oh no. È il terzo micio greco questo. Ciao. Ciao. Non è carino. Lui è micio furioso oggi. Ciao. È il gatto assassino. Ma che bello. Mare libero, c'è già la spiaggia, c'è già ragazzi in costume. Cosa c'è? Cosa potrebbe mai esserci? C'è un buco. Occhio che cadi, eh. Questa targa è targata YouTube Poop. Ho visto già un sacco di gente andare in giro in motorino senza il casco. Ma allora siamo davvero giù a Napoli? È il micio del balcone. Ciao. Ciao. Ciao Sabaku, lui è il piccione marrone. Come se ne va Piero? Hai visto il piccione marrone? Come si chiama? Piero, lui è il micio guardiano del negozio. No, è scappato. È un guardiano un po' chifone. Però lui è il micio comodo, lui sta sul cuscino. Dai. Porco panna. Ah!
da figlio di napoletano e siciliano, dire che non mi piace le cozze è un po' eretico, però non sono un amante. Però c'è un odore di cozze e salsa che è interessante comunque. A te piacciono le cozze nordica? Il micio dormiente nascosto. Ma ci sono più gatti che musei qua. Mykonos è un'isola in ristrutturazione in pratica, però è bella. E c'è pure il micio della Casa Bianca. No, si è sporcato di vernice. Ma no! Poverino, tu sei il benvenuto nella casa blu. Tu sei il benvenuto nella casa blu. Ciao! Abbiamo ottenuto il nostro ghiropita. Combo doppio gatto. Ciao! Sì, me ne prenderei già un altro io. Approvato. Se vi trovate qui a Mykonos, andate pure qua, al mio voto. Però ho ancora fame. Ne voglio un altro. Occo, vuoi provarlo? Prendilo dai. Ma cosa mi vogliono dire quegli 0,3 centesimi? Vuoi provare il tuo al cocco prima? Hai spaventato i piccioni aprendo una barretta di cioccolata. Come hai fatto? Ciao micio che si gratta. Lui è micio grattugia. Peaches, 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 peaches. In questo posto sembrerebbero avere un sacco di robe da bere. Ci sarà qualcosa che ci piacerà? Credo tutto. Finalmente abbiamo trovato cosa volevamo da bere, o meglio, cosa pensavo di voler da bere. Le avevo già viste prima, si chiamano Hell, nome Easy. Gatto nero che dorme al sole. È il micio solare lui, si sta ricaricando. Ci sono gatti ovunque, che bello. Ciao micio solare, ti porterei a casa, io sei bello. E gira che ti rigira, ti ritrovi di nuovo ai mulini di stamattina. Qua è dove stamattina abbiamo incontrato micio feroce. Sarà ancora arrabbiato? Secondo me sì. Tu sei micio panciotto. Ciao micio panciotto. Ci ignora lui. Ma c'è un pellicano rosa. È incredibile. Abbiamo avuto il micio moment fino ad adesso. Adesso è il momento del pellicano rosa. Vince lui, eh. Si è pure mangiato una piuma. Mi sta fissando. Ciao. Che bello. Piante, ma roba il telefono. Ah, che adesso prende il volo. Adesso entra dentro il ristorante. Va a mangiare pure lui. Vai, vai, attacca, attacca, attacca. La cosa incredibile è che ancora non è volato via. Si sta facendo tutta quanta la città, eh. È passato da parte a parte e ancora è qui, eh. Ah, io l'ho detto prima di stasera, ruba qualcosa secondo me. Ci è stato confermato che il pellicano rosa si chiama Pedro, ma non è un nome a caso, è proprio conosciuto qua, lo salutano tutti. Dove va? È entrato dentro un ristorante. Gli sta dando da mangiare, amo. È felice ora. Si sta a mangiare il pesce. Finché non ti mangia la mia videocamera va bene tutto. Ce l'ha fatta alla fine. Quasi. Ce l'ha quasi fatta lei. No, no, gli si è incastrato. Poverino. Guarda quei due piccioni che si amano. O stanno litigando un pezzo di pane, non lo so. Ah, si vogliono bene. Oh. Eccolo, il primo micio atenese. Ciao, micio atenese. Benvenuti nel Museo dell'Acropoli. I cartoni dell'antica Grecia. Questi sono gli episodi di Paperinus e Bambis. Ma c'è anche il Cerbiatos. Appunto, Bambis. È il micio dell'Acropoli. Oh, piccolo lui. Sotto il sole che se la gode. Lui sì che se la vive bene. Mi sa che ricomincio da capo tutti God of War. Magari li porto sul canale.
c'è scritto che è del 200 before Christ, quindi avanti Cristo, quindi c'è più di 2000 anni. E c'è una cimice che ci cammina sopra, pensa. E via. Non si va, si paga il biglietto. Ma che bel trono. Beh, è comunque un finale migliore di Game of Thrones. Solo perché... Oh no, spoiler. Ciao, sei così elegante e bello tu. Ciao piccione. Vedi, questa è una di quelle stradine che nessuno sta percorrendo, perché salgono tutti verso l'alto. Però di qua si può entrare. E siamo arrivati alla Stoa Eofemunes, che non so cos'è, né so né chi sia, però vabbè, è sempre bello da vedere, no? Soprattutto quel piccione marrone e bianco sta mangiando. È in ristrutturazione dal 1983, cioè è iniziato nell'83 e sta andando avanti ancora, cioè non è finito. Dobbiamo chiamare dei bergamaschi? Beh, potrebbe essere un'idea. Il micio in cima alle antiche rovine. Lui è il micio della cultura. E via. E dietro la cabina telefonica si nasconde Micino che mangia. No, non volevo offenderti, scusami. Sei bellissimo, lo sai. C'è un maiale gigante lì. Ci sono anche i cuccioletti. C'è un caffè che si chiama Leo Caffè e come logo hanno un cane con una cravatta. Beh, che dire. È il perro dormiente del porto. C'è un ristorante che si chiama Topolino qui. Amo, continui il tuo entusiasmo. Ci sono mercatini che vendono cappelli plusposi. Eccola, è andata. Passa sulle strisce almeno. La prima destinazione è un filo criptica. Sembrerebbe che sia dentro questo vicoletto. Tu sai dove stiamo andando? Ciao piccione. Eccoci. Qua ti volevo portare. È il museo di Game of Thrones. Peccato che apre che costa le 10, porco. Chi è lui? Amo Viserion, Drogon o quell'altro? Eccolo, il primo micio croato. Lui era il micio del castello. Beh, se puoi bere da qua. No, qua no. Ti metti sotto come un cerbiatto e fai... Solo del rubinetto. Guarda, amo, le uova di Pasqua. C'è anche una papera gigante lì, amo. Ma che bello! Come andare a calzare la papera gigante? Sì. Chi è lui invece? Penso sia più un pulcino, ma continuerò a voler credere che sia una papera. Una papera estremamente malvagia. Facciamo la foto con la papera malvagia. Ciao papera. Non sono sicuro di sapere chi sia lui, però c'è un sacco di materiale per i feticisti qui. E il fatto che sia talmente lucido il piede vuol dire che tutti gliel'hanno accarezzato. Vai, amo, accarezza il ditone. Accarezza. Ma non si può. Se è lucido vuol dire che lo accarezzo, ne porta bene. Abbiamo appena scoperto il significato del dito e ce l'ha spiegato un gentilissimo signore. In pratica, accarezzare il pollicione della statua vuol dire che un giorno tornerai qui. Beh, può darsi. Comunque lui è Ivan Mitrovic, non lo so come la pronuncia. E che questo sia il suo palazzo? Può essere, giusto? Il micio che fugge nelle rovine. Oh, i My Little Pony, sotto metanfetamina. Il micio della Cod Sfinge, che mangia i croccantini. Ha spinto il croccantino nell'acqua. Un saluto dalla Croazia. Ma che belli i miei video, eh? Questo è l'ultimo shot che ho caricato. Qua invece ci sono i pesciolini, però qui c'è lo scheletro di un delfino. Hai capito, tanto simpatici i delfini, eh? Oh no, un paguro. Mentre lì c'è un'aragosta. I vari gricetti, le vallistelle marine, granchi, astici. Praticamente questo è tutto quello che rimane di una cena o un matrimonio al sud. Tu scherzi, ma è così. Comunque me ne sono accorto solo adesso. Niente foto. Io sto facendo un video, sto facendo una foto. Incuriosito dal prezzo, avevo trovato anche sta bustina qua accanto alla cassa e non so cosa sia. Si chiama Puk Puk. Allora, visto così sembrano i prezzi pazzi, ma potrebbe essere anche una cicca. Allora.
Sono i frizzi pazzi e i frutti di bosco. Oh, che carino. È il perro stanco di Diocleziano. Venimmo, vedemmo e il piede toccammo. Perro delle catacombe. Ah, no? Ma questi sono per i cani o per le cagne? Ma senti come tuba sto piccione. Ma tu cosa ci fai qui? Ma c'è un buco tutto per te. Ma sta parte della catacomba è casa dei piccioni, cioè. Ce ne sono due appollaiati là. Uno qua sopra, uno là. Uno era dentro, adesso dentro le rovine. E il perro sul tappeto. Vicino alla scalinata dei fiori troviamo il micino dei fiori. Non scappare, micio dei fiori. Il micio della gioielleria. Carino. Oh, siamo usciti dal centro della cittadina e siamo verso il lungomare adesso. Abbiamo ancora un'oretta e mezza, quindi probabilmente quello che faremo sarà girare un po' qua in giro, vedere qualcos'altro che c'è qua in giro, appunto, comprare se c'è da comprare, insomma, fare i turisti. Voglio andare a fotografare quel gabbiano. Tieni, parla tu alla videocamera. No, dai, non farmi fare cose difficili. Siamo a Split e Pietro è andato a fotografare un gabbiano, quindi sono qui da sola. Povero gabbiano. Mi piace essere in un posto nuovo. È Gabe! Lo fai apparire tipo, boh, in sottofondo, qualcosa del genere, sì.